Benvenuti viaggiatori. Oggi vi parlo di uno dei presidenti più celebri degli Stati Uniti, George Washington. Con questo video inizia la serie Mr. President, dove vi racconterò la vita di alcuni fra i più famosi presidenti degli Stati Uniti. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo fino alla fine. George Washington nacque a Westmoreland County nel 1732 in Virginia, in una famiglia agiata di proprietari terrieri giunti nel Nuovo Mondo nel 1658. Sfortunatamente Washington perse il padre alla tenera età di 11 anni e non ricevette un'istruzione regolare. Fu una donna, Sally Fairfax, a riconoscere il potenziale del ragazzo e ad educarlo. La loro amicizia durò moltissimi anni, anche dopo la partenza di Sally per l'Inghilterra. Dopo una breve esperienza come geometra, Washington decise di intraprendere la carriera militare. Il giovane Washington combatté, in qualità di comandante delle truppe della Virginia, contro i francesi per il controllo dell'America settentrionale, ma venne sconfitto più volte. Amareggiato, diede le dimissioni e tornò nei suoi possedimenti. Nel 1759 conobbe e poi sposò Martha Dandridge. Washington era attratto più dal patrimonio di Martha che da Martha stessa, essendo quella donna la vedova di uno degli uomini più ricchi delle colonie. Tuttavia la coppia si amò di un amore sincero e anche se non ebbero figli, Washington adottò legalmente i figli del precedente matrimonio di Martha, John e Martha Jr. Washington era quindi uno degli uomini più ricchi della Virginia e conduceva una vita tranquilla, svolgendo il ruolo di deputato e giudice di pace. Fu allora che avvenne il Boston Tea Party. Erano parecchi anni che fra le 13 colonie serpeggiava il malcontento. La guerra dei sette anni, combattuta fra inglesi, nativi americani e francesi, aveva fatto piombare l'Inghilterra in una tremenda crisi economica. Per Grenville, il primo ministro inglese, c'era una sola cosa da fare: tassare le colonie. Vennero imposte tasse molto pesanti sullo zucchero, negati gli stipendi ai preti anglicani, aumentati i dazi su qualsiasi cosa. Poi fu il turno dello Stamp Act. L'Inghilterra imponeva alle colonie di porre un bollo sui giornali, documenti ufficiali, manifesti. Questa legge gettò molta gente sul lastrico e creò una profonda spaccatura fra colonie e madrepatria. La situazione era precaria come non mai, ma il governo inglese ignorò la cosa e nel 1773 promulgò la legge del tè. Questo ulteriore tentativo di soffocare l'economia americana, favorendo la Compagnia delle Indie Orientali, che non pagava tasse per commerciare con le colonie, al contrario dei suoi abitanti, fece esplodere disordini in molte città, fra cui Boston. Il 16 dicembre 1773, alcuni ribelli, travestiti da nativi, salirono su una delle navi della compagnia e gettarono il carico, ben 342 casse, in mare. Questo attacco diretto alla Compagnia delle Indie e all'Inghilterra venne punito con grande severità. Re Giorgio III ordinò la chiusura del porto di Boston ed impose alla città di ripagare il tè fino all'ultimo centesimo. In molti speravano ancora di evitare un conflitto armato, fra cui uno dei futuri padri fondatori, Benjamin Franklin, che tentò un approccio diplomatico, ma era troppo tardi. Nella primavera del 1775 scoppiò la guerra di indipendenza. Washington, all'epoca delegato del primo congresso continentale, venne nominato comandante delle milizie delle colonie dal presidente del congresso stesso, John Hancock. Sebbene Washington vantasse varie esperienze militari nel suo curriculum, la maggior parte di queste erano clamorosi fallimenti. Come se non bastasse, non disponeva di un esercito regolare, ma di volontari, spesso impreparati, malaticci, dediti all'alcol e ben poco professionali, senza contare la grave mancanza di polvere da sparo. Washington non fu mai un grande stratega, ma possedeva eccellenti doti organizzative. Non potendo attaccare gli inglesi direttamente, li fiaccò per anni con imboscate ed attacchi a sorpresa. Il 4 luglio del 1776 venne firmata la dichiarazione di indipendenza, redatta dal futuro presidente Thomas Jefferson. Firmarono anche John Hancock, Benjamin Franklin e John Adams. Il 26 dicembre 1776 Washington attraversò in condizioni terribili il fiume Delaware, riportando un'importante vittoria, e così fece il comandante Benedict Arnold, che sconfisse gli inglesi a Saratoga. I francesi e re Luigi XVI riconobbero quindi gli Stati Uniti e fornirono loro un importante aiuto economico.
La vittoria decisiva arrivò nel 1781, quando Washington, assieme al comandante francese Lafayette e Alexander Hamilton, sì, lo stesso del musical, sconfissero il generale Cornwallis a Yorktown. 2 anni dopo, al Congresso di Parigi, Re Giorgio III riconosceva l'indipendenza delle colonie. Erano nati gli Stati Uniti d'America. Washington divenne presidente del Congresso, ma preferiva ascoltare i dibattiti piuttosto che parteciparvi, essendo una persona piuttosto riflessiva. Quelli furono anni concitati. Venne avanzata la richiesta di una nuova Costituzione e i neo Stati Uniti diventarono una confederazione di stati federali. Rimase però in sospeso la questione schiavitù. Se gli stati del Nord erano più propensi a concedere la libertà a tutti i cittadini, come recitava la Costituzione, quelli del Sud, la cui economia si basava sullo schiavismo, si opposero fermamente. Per evitare la secessione, si decise di accontentare gli stati del Sud, anche se questo porterà in futuro a diversi contrasti, che culmineranno con la guerra civile americana, ma ne parleremo nel video su Lincoln. Su richiesta di Washington venne creato un sistema presidenziale, dove il presidente possedeva il controllo dell'esercito e della Corte Suprema. Dapprima venne proposta la carica a vita, poi trasformata in un mandato dalla durata di 4 anni. Come prevedibile, Washington venne eletto presidente all'unanimità, prima e unica volta nella storia, il 4 febbraio 1789. L'unica persona delusa dal verdetto fu Martha, la moglie di Washington, che voleva solo tornare alla vita tranquilla nella sua tenuta. Durante il suo mandato, Washington cercò di rimanere il più possibile neutrale per quanto riguardava le questioni estere, anche se questo significò il non aiutare la Francia durante il caos della Rivoluzione francese. Cercò poi di evitare i conflitti interni, ma durante il suo mandato si crearono 2 fazioni, una comandata da Hamilton, l'altra da Jefferson. Fu anche costretto a sedare una rivolta in Pennsylvania. Venne proposto per un 3° mandato, ma lui rifiutò, sostenendo, a ragione, che era molto pericoloso permettere a qualcuno di essere presidente per più di 2 mandati consecutivi. Dopo il ritiro, George Washington cercò di stare lontano dalla politica il più possibile. Gli anni della presidenza non erano stati per nulla facili. Nel dicembre del 1799 Washington si trovava nella sua tenuta quando contrasse una forte influenza. Il suo medico curante utilizzò su di lui una cura molto in voga all'epoca, il salasso, che purtroppo non salvò la vita di Washington, ma con ogni probabilità lo uccise, causandogli uno shock di disidratazione. George Washington morì il 14 dicembre 1799. La sua morte colpì profondamente non solo gli Stati Uniti, ma anche Napoleone Bonaparte, che fece osservare 10 giorni di lutto in Francia. Washington ha avuto un notevole impatto sulla storia statunitense ed è spesso considerato dagli storici come il miglior presidente della storia degli Stati Uniti. La capitale oggi porta il suo nome e così lo stato di Washington sulla costa del Pacifico. Inoltre, dal 1935 il suo volto si trova su tutte le banconote da $1 e, per i più nerd, George Washington è anche presente in Assassin's Creed 3 come alleato del protagonista.